grande presidente, un grande uomo e un amico. Insomma, per gli amici Tonino. Vabbè, chi si loda si imbroda, quindi hai detto tutto tu. No, un amico tuo, della tua famiglia, da tanti anni. E... un amico di Chiavari, soprattutto, di questa città che tu ami immensamente. Un chiavarese doc, legato alla sua città, alle sue radici, e che purtroppo nella sua vita non è riuscito a stare a Chiavari quanto avrebbe voluto, ma che tutte le volte che può ci corre. Allora, hai raggiunto questa grandissima impresa con Lentella, te l'aspettavi, era un tuo sogno, l'avevi già detto nel 2007 quando tu, insomma, avevi iniziato questa grande esperienza. No, nel 2007, quando mi sono ritrovato abbastanza per caso a fare il presidente dell'Entella, avevo detto che l'avrei riportata tra i professionisti, che significava allora Serie C. Di Serie B ho incominciato a parlare 2 anni fa, ottenendo rampogne in famiglia dall'unico che si intende di calcio, che davvero, che è mio figlio, che ritenne quell'affermazione un po' temeraria. E io ero abbastanza tranquillo quando feci quella dichiarazione, in particolare dissi la parola B non mi fa paura, non è che dissi andiamo in Serie B, ho detto che se nel caso in cui si fossero verificate le condizioni per, la cosa non mi avrebbe sconvolto, e continuo a ritenerlo, anche se ti devo dire che un conto è pensarci di esserci, un conto è esserci, quindi insomma un po' la testa ce la stiamo grattando per pensare a come fare. Quando hai preso Lentella, come hai deciso, cioè tutte le altre pedine, con chi hai deciso, non so, di prendere nel team Materazzi, di prendere Prina, con chi prendi queste decisioni? Ma guarda, i due collaboratori fondamentali sono stati fin dall'inizio di questa avventura Materazzi e Superbi, che sono il direttore generale dell'Entella, Materazzi, e il direttore sportivo Superbi. Ma che conoscevi già? Beh, Materazzi, conoscevo suo padre molto bene, tra l'altro racconto non un segreto, ma comunque una cosa curiosa. Materazzi faceva ancora il calciatore, stava finendo la sua carriera di calciatore a Lavagna, dopo aver giocato in Serie B e in Lega Pro per moltissimi anni, e suo padre, che io conoscevo bene, Bruno, una mattina alle 6:30 ci ritrovammo al distributore dell'Agip qua in Corso Genova, tutte e due in procinto di partire per una giornata lavorativa, e lui mi disse: ma perché non chiami Matteo Lentella? E io reagì, sapendo della serietà di suo figlio e di come bene aveva fatto da calciatore, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista della personalità, umano, gli dissi: ma io sarei felicissimo di poterlo avere come, ma è ancora un tesserato della Lavagnese. E vabbè, però sta decidendo di finire, chiamalo. Lo chiamai e facemmo l'accordo perché dall'anno dopo, cioè dal 2008, lui diventava direttore del settore giovanile, gli affidai le giovanili. Fu lui che portò Superbi, che era un suo compagno, era stato un suo compagno di squadra per tanto tempo, mi disse, e aveva ragione, che era una persona di cui ci si poteva fidare, di grande serietà e di grande intelligenza. E così, diciamo, nella primavera del 2008 si formò il ticket, i due Mattei, che devo dire sta alla base dei successi dell'Entella, nel senso che se non avessi trovato questi due ragazzi e se non avessi così profondamente legato con loro, ma non soltanto dal punto di vista affettivo, ma dal punto di vista professionale e culturale, credo che le cose sarebbero andate diversamente. Per esempio, adesso manca l'ufficialità per Ferrera, no? Insomma, queste decisioni, no, ma guarda, le prendi con Augusto, con... Beh, Augusto partecipa molto... Con Sabina, la rendi partecipe tua moglie? Allora, Augusto... Non era una battuta quella che ho fatto prima, l'unico che si intende veramente di calcio in famiglia, è vero, perché ha giocato a calcio, gioca a calcio, è un ragazzo
molto di buon senso, che mi aiuta moltissimo nello scambio di opinioni e nella visione delle cose, una visione tranquilla. A me piacciono le persone serene, non in nevrotici, e lui ha questa caratteristica di essere una persona serena, pacata, con giudizi sempre centrati, e mi aiuta molto. Sabina, avete visto quanto si è occupata di Entella dal punto di vista delle celebrazioni del centenario e del marketing, tantissimo. È stata la responsabile di tutto quello che è avvenuto, che è stato un successo altrettanto come la B, e quindi devo dire un grazie di cuore. E adesso si appassiona, naturalmente anche lei in qualche modo, non dico che partecipa alle scelte tecniche, ma se la escludiamo si incazza, e quindi bisogna coinvolgerla. E anche lei naturalmente non ha competenza specifica, però si è appassionata e si è legata molto alla società, alla squadra, e anche questo è un modo per me sereno di affrontare l'avventura dell'Entella, perché sai, avere in famiglia quelli che remano contro è brutto. Però sei anche uno dei pochi, forse l'unico presidente che insomma non ci rimette troppo in questa azienda chiamata calcio. Come, qual è il segreto? Insomma, a parte tutte queste sponsorizzazioni, queste persone, questi chiavaresi che hanno creduto tantissimo in questa squadra e quindi hanno contribuito. Ma guarda, il segreto è non fare il passo più lungo della gamba. E noi ci diamo dei budget e cerchiamo di rispettarli. Il sogno e il successo sono state le sponsorizzazioni, cioè se tu oggi apri i quotidiani, sia Il Secolo che Il Mercantile, ti troverai due pagine zeppe piene, riempite dai logo degli sponsor. Sono più di 140, naturalmente ce ne sono di tutti i tipi, da piccoli sponsor a grandi sponsor. L'entusiasmo che abbiamo creato attorno all'Entella ha fatto sì che fosse come un effetto palla di neve, cioè la cosa che ci stupisce, e devo dire bravo a Sergio Rossi, che è il responsabile del marketing, e quindi è lui che è sul fronte della raccolta pubblicitaria, mai ci saremmo aspettati ad arrivare a quasi a 2 milioni di euro di sponsorizzazioni. Un effetto palla di neve, nel senso che siamo partiti che avevamo 10 sponsor e in 7 anni ne abbiamo messi assieme 140, adesso arriveranno gli sponsor nazionali della Serie B, quindi si aggiungeranno, spero, a quelli esistenti che vorranno confermare il loro sostegno all'Entella. La cosa che a me è risultata quasi incredibile è che in un momento, e lo sai bene perché ti occupi di media, di contrazione dei budget pubblicitari, sia a livello di giornali che di televisioni, vedere una crescita del 25-30% annuale delle nostre sponsorizzazioni, effettivamente ha fatto effetto. Quanti calciatori mancano per l'Entella di Serie B? Domanda delicata e tecnica. Ne mancano, non ti do un numero, ma ne mancano, nel senso che non possiamo pensare di fare la Serie B con lo stesso assetto tecnico che abbiamo avuto pur vincente nella Lega Pro. Naturalmente ci sono molti giocatori che resteranno, anche perché ci sono molti giocatori che la B l'hanno già fatta e la conoscono bene, ce ne sono altri che, pur non avendo fatto la B, hanno tutte le caratteristiche per farle, e poi ci saranno dei normali avvicendamenti, ad esempio molti giovani che non hanno avuto l'occasione di giocare molto in questo campionato, ma sono di valore, andranno a giocare magari in prestito in altre società. Quindi le cose che succedono normalmente in una società di calcio. Quest'anno per noi la sfida è quella di mantenere la categoria, quindi abbiamo fatto tanta fatica per arrivare in B, vorremmo restarci, e quindi dovremo fare una squadra all'altezza di questa sfida, che è molto difficile. Rimaniamo nel sogno, ti chiama il CT Prandelli e ti dice: chi mi consigli dei tuoi? Non faccio mai volentieri nomi, perché tu ami tanto, insomma, i giocatori di fantasia, no? Beh, guarda, se ti devo fare un nome, penso di poterlo fare, anzi due nomi, liberamente, perché senza togliere niente a tutti gli altri, che sono tutti bravissimi, ma perché sono state un po' due bandiere dell'Entella, quindi vale la pena di ricordarli, entrambi giovani,
Penso naturalmente al portiere, perché con Paroni abbiamo fatto un lungo cammino e una lunga crescita sua, e penso alla Iena Staiti, che è un giocatore di grandissimo talento, di grandissima fantasia, che noi abbiamo trovato a San Bonifacio in Veneto, che giocava in C2, e lo vediamo come un grande giocatore con grandi praterie di fronte a lui, di crescita ulteriore. Hai riconfermato Prina, non è mai stato in bilico neanche la penultima partita. Per la verità abbiamo fatto un ragionamento che è il nostro standard, e che parleremo con Prina finita l'attività della stagione. Quindi naturalmente, e quindi abbiamo ancora la partita con la nazionale, poi ci siederemo per discutere con Prina. Naturalmente a lui siamo affezionati, perché non si può non essere affezionati a chi ha fatto con noi una cosa così importante come la B. Discuteremo nei prossimi giorni. C'è sempre Gigi Cagni a Chiavari. Ma Gigi Cagni è un amico, devo dire che... Voli un po' con lui anche. No, beh, abita qua vicino a Zoagli. Gigi Cagni, devo dire che ha avuto la tenacia di convincermi che avremmo vinto il campionato, anche nei momenti difficili. Che mi diceva, il calcio è matematica, quindi è scontato che voi vinciate il campionato. Io, per la verità, le ultime giornate qualche timore lo avevo di una beffa finale dopo una cavalcata veramente trionfale in tutto il girone di andata e in buona parte del girone di ritorno. Però aveva ragione Cagni, perché alla fine abbiamo vinto.